Oggi ANF TV incontra l'onorevole Linda Lanzillotti. Buongiorno, Buongiorno. Allora, parlare di giustizia vuol dire anche parlare di professione avvocato. Quanto è difficile fare l'avvocato oggi, secondo lei? buongiorno. Da una parte forse è facile, nel senso che ce ne stanno molti, dall'altra è difficile perché c'è un sistema ancora molto vecchio come modello professionale e quindi quello che io credo va fatto, soprattutto nella prospettiva futura e quindi per il futuro dei giovani avvocati, è quello di una riforma che modernizzi la professione, che tuteli i giovani, che tuteli le giovani avvocatesse perché appunto non hanno nessuna protezione nella maternità e nel loro percorso professionale. Quindi io credo che bisogna modernizzare la professione per renderla compatibile con le esigenze sociali, ma anche con le esigenze degli operatori. Linda Lanzillotta, Cosenza, classe 1948, dal 1970 al 93, lavora in pubblica amministrazione, assessore a Roma col PSI dal 93 al 99 e ministro per le autonomie locali nel governo Prodi dal 2006 al 2008. Alle politiche del 2008 è eletta deputato in Lombardia con il PD, che lascia un anno dopo per Alleanza per l'Italia di Rutelli. Nel 2012 abbandona APL e alle prossime elezioni politiche è candidata al Senato nella lista Monti. Sarebbe giusto prevedere degli sgravi fiscali per chi decide di fare l'avvocato in forma societaria? Penso che le società di avvocati sono una forma più moderna. Sicuramente c'è stata una incursione degli studi esteri, ma solo adeguandoci professionalmente a quel modello di offerta di servizi plurimi si può sperare di avere una parte della professione che sia quella più moderna, più avanzata, che serva le società, che serva non solo i privati, ma che sia un servizio anche di evoluzione e supporto della trasformazione dell'economia. Ecco, in questo senso, proprio negli studi professionali, i giovani che fanno praticantato non vengono nemmeno equiparati all'apprendistato, quindi in realtà sono dentro Non senza neanche vengono prendere. tutelati in nessun modo, c'è anche un periodo molto lungo di gratuità, non viene garantito nemmeno il passaggio dall'apprendistato a forme contrattuali a tempo determinato, cioè hanno delle tutele pari a zero, e non ci si rende conto che appunto si insegue il mito della libera professione e si lascia una prateria a quello che è un modello da una parte arcaico e dall'altra che non fa crescere le giovani professionalità. Questa riforma è stata approvata in parte contro l'opinione del ministro Severino e che io credo che su punti qualificanti, almeno per quanto riguarda diciamo, la lista Monti, noi intendiamo ritornarci perché riteniamo che sia un pezzo molto importante dell'ordinamento, quello della disciplina della professione forense. Sull'accesso alla professione, secondo lei bisogna cambiare un po' le regole? Io credo che le regole devono garantire formazione e non devono essere barriere all'accesso, però devono essere selettive sul piano della qualità. Noi abbiamo bisogno di persone anche nella professione forense che sappiano il fatto loro. Quindi da questo punto di vista gli ordini non possono essere più una barriera, ma devono essere un luogo trasparente di competizione, non possono avere delle funzioni in via esclusiva, devono essere, diciamo, soggetti che hanno a cuore sia la promozione dei singoli associati e della creazione di nuove leve, sia però anche la tutela del cliente, cioè l'ordine professionale come struttura corporativa, io credo che fa parte di un'altra fase storica rispetto a quello invece del fatto che noi abbiamo bisogno di ordinamenti che garantiscono la qualità e la tutela degli interessi di chi si rivolge agli avvocati, non solo di chi fa l'avvocato. Con questa riforma il Consiglio Nazionale Forense prende sicuramente più potere, più importante, ancora più rilevanza. Secondo lei bisognerebbe cambiare qualcosa sul sistema di elezione del Consiglio Nazionale Forense? Io penso che debba rispondere a delle regole democratiche, perché l'evoluzione del ruolo del Consiglio in termini proprio di organo di rilevanza sociale, collettiva e non solo di tutela professionale, richiede che ci siano queste garanzie di partecipazione e di democraticità.
Per quanto riguarda la lentezza della giustizia in Italia, i governi precedenti hanno pensato di risolvere in parte il problema con l'introduzione della mediazione obbligatoria, però poi la Corte Costituzionale l'ha dichiarata illegittima. Secondo lei, quali possono essere degli altri strumenti che nella prossima legislatura intendete valutare? Il filtro all'accesso al giudizio e quindi un fumus boni iuris che eviti una dilatazione delle cause, perché noi abbiamo un eccessivo tasso di litigiosità. Questo va depotenziato in modo che ci sia una diminuzione del numero dei processi e poi nello svolgimento del processo io credo che l'informatizzazione di tutto il processo di notifiche porterà un vantaggio molto grande, perché oggi, come è noto, la notifica e tutte le irregolarità nelle notifiche consentono una moltiplicazione e dilatazione dei tempi, quindi già questi due punti io credo che sono importanti, e poi bisogna semplificare ancora di più il processo per accelerarlo. Ma questo non farà in modo che poi i cittadini si allontanano un po' dalla giustizia e quindi la giustizia rimanga una cosa solo per ricchi? No, non, assolutamente, non è che si devono allontanare, devono però farne un uso giusto, corretto, e cioè non dilatare la litigiosità, non dilatare i tempi, perché questo corrisponde non agli interessi dei cittadini, ma talvolta ad altri interessi, compresi ogni tanto quelli degli avvocati. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie.